Ragazzi, oggi è una giornata perfetta per andare a giocare a calcio. E senza rompersi le gambe stavolta, Stacy. Già, ora che hai tolto il gesso, dobbiamo ricominciare ad allenarci. Allora andiamo! Sì, non vedo l'ora! Yeah! Ragazzi, avete sentito? Era un tuono! Questo può significare solo una cosa! Comincerà a piovere e non potremo andare a giocare fuori. Oh no! E adesso che cosa faremo? Non lo so, ragazzi. Forse ho un'idea. Stacy, che vuoi fare col cellulare? Qualche bel gioco? Qualche foto su Snapchat? No, niente filtri da cane per oggi. E allora che cosa hai in mente? Oggi, ragazzi, faremo delle chiamate a noi. Scherzi telefonici? Esattamente, ragazzi. Faremo degli scherzi molto pesanti alle persone che odiamo, come i nostri genitori oppure i professori. O a quelle galline di Mary Stella. Grandi, ragazzi, cominciamo. Ragazzi! Oh no! Che cosa volete, stupide bambocce? Noi proprio niente. Allora, andate a giocare con le bambole di là. Le bambole sono per bambini. E voi cosa sareste? Dei mini adulti. Ha ha ha, che ridere. Che cosa state facendo? Scherzi telefonici, non sono per voi però. Come se non sapessimo cosa sono. Beh, noi ce ne andiamo. Allora ragazzi, a chi facciamo il primo scherzo? A quelle galline di Maria Stella. Sì, parlo io. Cancelletto, 31 cancelletto e poi il loro numero. Sta proprio bene qui alla spa. Già, hai sentito la nuova canzone di Troye Sivan? È stupenda! Oh, certo! Oh, il mio telefono, devo rispondere. Potrebbe essere Justin Bieber. Metto il viva voce. Pronto? Ehi galline, anziché vivere in una villa da 4 piani dovreste stare in un pollaio. Hai sentito? Ma come si permette questa persona? Noi non siamo galline! Dobbiamo denunciarli a tua madre! È il sindaco della città! Giusto! Appena usciamo da questa spa! Ora rilassiamoci! Un'altra persona, forza! Tua madre, Stacy! Parlo io! Specchio, specchio delle mie brame! Chi è la più Barbie del reame? Beh, anche se tu non mi rispondi, sono sicuramente io! Privato? Ma chi è? Pronto? Chi parla? È proprio una fallita, signora Roberts! Suo marito la tradisce con la barista cicciona del suo ufficio e non se ne è nemmeno accorta! Ma come si permette? Lei... Oh, ha attaccato! Oh, questi generi di scherzi non sono per niente divertenti! Barista cicciona? Del suo ufficio? E poi, che voce hai fatto, Stacy? Scusate se mia madre potrebbe riconoscermi. Facciamola al sindaco. La madre di Stella. Lo faccio io, lo faccio io. Ah, questa giornata è perfetta per una bella passeggiatina a lungomare. Ma chi è? Pronta? Ciao Elizabeth, puoi togliermi una curiosità? I tuoi capelli sono fatti di cespugli, lana o nidi di uccello? Vigliacchi, come vi permettete? Ah, oh, terminato. Ma in fondo i miei capelli non sono tanto male. Oh, questa era bella. Già. Secondo me dentro quei capelli c'è anche di peggio. Ragazzi, facciamo la skipper adesso. Fallo tu, Stacy. Ah, che relax. Chi è? Se non dirai dell'insufficienza che hai preso ieri ai tuoi genitori, lo dirò io. Chi sei? Almeno così Skipper si metterà a studiare. Ora ragazzi dobbiamo farlo a due professori. Al professor Dallas, quello d'inglese. Basta con sto professor Dallas, ha rotto. Facciamolo alla professoressa Tripper o alla professoressa Ritter. Facciamolo prima alla Tripper e poi alla Ritter. Io alla prof Tripper. Che bello leggere in serenità. Hai proprio ragione, Susan. È così rilassante. Il mio telefono. Pronto? E questo è il numero di Susan Tripper? No, perché mi sembra tutto troppo silenzioso. Lei non dovrebbe vivere in un porcile lurido circondata da maiali che grugniscono come lei?
maleducato! Come ti permetti? Che succede, Susan? Un numero privato mi ha chiamato e ha detto che sembro un maiale. Beh, non è che ha tutti i torti. Teresa! Anche a me squilla il telefono. Deve essere sicuramente la stessa persona. Non risponderò a queste buffonate. Aspetta, Susan. Sei sicura che il tuo numero era privato? Sì, sì, c'era la scritta numero privato. Eppure da me non c'è scritto così. Ma c'è il numero! Oh mio Dio, si deve essere scordato di mettere il cancelletto. Forse potrei risalire alla sua identità. Se ha WhatsApp, possiamo vedere che immagine profilo ha. Susan, ma questa è Stacy Roberts, la ragazza della prima liceo. Deve aver fatto qualche brutto scherzo con i suoi amichetti. La voce mi sembrava maschile, infatti. Che cosa pensi di fare? Ho già in mente un piano. L'obbligo del maiale è stata troppo epica. Peccato che la signora Ritter non ha risposto. Probabilmente quando abbiamo chiamato Susan erano insieme. Un numero privato? Ma che scherzo è? Che qualcuno ci abbia scoperti? Ragazzi! Ricky, è impossibile! Abbiamo messo cancelletto, 31 cancelletto ovunque. Provo a rispondere. Sapete, ho scoperto la vostra identità. E se non chiederete scusa a tutte le persone a cui avete fatto lo scherzo telefonico, beh, lo dirò io, personalmente. Ah, Roberts, non mi importa con chiunque tu sia. Avrai dei compiti di punizione. E la prossima volta che chiamate, per favore, usate il numero privato. Se non aveste capito, io sono la vostra professoressa Susan. Bob, sei un idiota! Adesso ci beccheremo tutti i compiti di punizione! Scusate, mi sono scordato! E ora dovremo pure chiedere scusa a tutti! Oh mio Dio! Stacy, che cosa fai? Non esci con Bob e Ricky come sempre? Non ricordi? Sono in punizione per quegli scherzi telefonici. Mamma però, grazie a me, ha scoperto l'insufficienza di Skipper. Quindi non mi ha ritirato il telefono. Ma dai, non avete fatto nulla di grave. Insomma, abbiamo preso tantissimi compiti di punizione. Quasi una denuncia dal sindaco perché abbiamo insultato i suoi capelli, la sua nipote e sua figlia. Non è che non abbiamo fatto nulla di male. Tutto questo solo per colpa di Bob. Eh già, se li doveva prendere su i compiti di punizione. Anche voi però. Non è vero, sì, non abbiamo fatto nulla di male. E no. Sì, invece.